Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vorrei fare una dedica particolare perché in questi giorni è venuto a mancare un mio amico che si chiamava Piero, il quale amava Pino Daniele, e oggi gli voglio dedicare questa puntata con una canzone che si chiama Quando Chiove. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Re maggiore, quindi se questo è il Do dove ci sono i due tastini a sinistra, questo è il Re, Re Fa diesis La, forma il Re maggiore, poi c'è il Sol, Do Re Mi Fa Sol, Sol Si Re, Sol maggiore, poi andando indietro c'è il Fa diesis minore, questo è Fa diesis, La, Do diesis, forma il Fa diesis minore, e poi avremo il Mi minore andando ancora indietro, Mi, Sol, Si. E inizia così questa canzone. At the sun when we see the sky, e corsa senza guardare, e ta vega tutta iona, cararella va fatica, ma poi non si richiude. Se ne va tutta vita così, e da se papà non morì. Ritornello. E aspetta che chiova. Inizia con un accordo di Si minore. Quindi se questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, abbiamo detto, accanto c'è il Si. Si, Re, Fa diesis, forma il Si minore. Poi ci sarà ancora Fa diesis minore, Sol, Si minore e avremo un accordo nuovo che è il Si bemolle. Quindi questo è il Si bemolle, Re e Fa, forma il Si bemolle maggiore. Poi avremo ancora il Re maggiore che abbiamo già visto e come unico accordo che cambia ancora avremo il Fa diesis, ma questa volta anziché minore, maggiore. Quindi con il La diesis anche, Fa diesis, La diesis, Do. Vi faccio ascoltare. E aspetta che chiova, l'acqua da un po' ne va, tanto l'aria si addaglia. Fa diesis maggiore. Ma poi, quando chiova, poi gli accordi si ripetono sia nella strofa che nel ritornello allo stesso modo e tutto va liscio così fino alla fine. bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio un link in descrizione su dove trovare il testo con gli accordi, in più due link per imparare gli accordi al pianoforte e la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao, alla prossima!